d'accogliere la grande nostra famiglia salesiana qui, a casa. E allora... ascoltarti, ti diciamo la bentornata, ti auguriamo di sentirti felice di essere in famiglia con noi, perché siamo una bella famiglia tua. Grazie. Senza dimenticare che la famiglia in se stessa ha un valore simbolico. Bene, abbiamo visto il film, possiamo andarci. Bene, anzitutto di nuovo e ringrazio Madre Yvonne per il saluto, l'accoglienza iniziale. Noi siamo famiglia salesiana, certo, però non è una strena per parlare di noi stessi, è una strena per aiutare a, nel possibile, mettere in movimento a tutta la nostra famiglia salesiana del mondo. È veramente una grande famiglia in questo andare all'incontro delle famiglie del mondo, lì dove ci siamo. Questo è il punto centrale del messaggio. Beh, vuol dire che tutti noi, famiglie salesiane, i nostri gruppi, possano veramente mostrare empatia. Cosa significa empatia? L'empatia rende possibile mettersi nella situazione che vive l'altro. L'empatia di fronte alle famiglie, per esempio, frammentate, o famiglie segnate da ferite profonde. In quale situazione esistenziale nelle quali dobbiamo aiutare a costruire rapporti? Come sarà avvenuto anche nelle nostre famiglie? Dobbiamo imparare a essere famiglia attraverso gli errori e dice chiamati a accettare i propri limiti. Che vuol dire? Tutto questo ci parla di quale cosa? Ci parla di empatia, che significa capacità per capire la situazione dell'altro. Quando prima le famiglie avevano 5, 6, 7 figli, uno doveva imparare il dialogo, il perdono, e andare nel confronto con i fratelli, con le sorelle. Si imparava veramente anche a sopravvivere. Dopo aver ascoltato Don Ariel, che ti ringraziamo davvero con tutto il cuore, per questa presentazione molto pedagogica, ci impegniamo perché sentiamo tanto la responsabilità e l'urgenza di camminare di più con le famiglie. Maria.